Ah, papà, avete visto come ho portato al cinema? Eh? Mentre la mamma è uscita con le amiche, ortacci sua. State lì che io intanto scelgo un film da vedere, eh? Jumanji, bello Jumanji, eh? Vi piace Jumanji? Cos'è Jumanji? Un agriturismo? Jumanji e su dormi, che cos'è? Niente, non vi piace. Vabbè, che vuoi vedere bello di papà? Transformer, E tu bella di papà? Frozen, ma lui vuole vedere Transformer, vediamo Frozen, no, Frozen, però lei vuole vedere Frozen, lui vuole vedere, allora facciamo una via di mezzo, facciamo Transfrozen, la storia di una principessa, sopra donna e sotto c'è il ghiacciolo, state là che io intanto faccio i biglietti, Scusi signore, io rispetto la fila, proprio sono filantropo, ma non è che mi fa passare avanti, che ho due figli, sa, sono un ragazzo padre, Cosa vuol dire poteva stare più attento? Scusi, guardi che noi l'abbiamo voluti, il primo, il secondo già, vabbè. Ah papà, dite! Che volete? I popcorn? E quanto costano? La corn del popcorn? No, a parte che dal pakistano sotto casa a quel prezzo me ne danno 4 sacchi, me ne danno. E poi vi fanno male quelle cose? No, io per i miei figli solo cose sane, solo prodotti biologici. A casa mi chiamano padre bio. Scusate ragazzi, bellissimo l'amore poi a quell'età, insomma. Però non è che potete aspettare che spengano le luci e cominci il film per limonare in quel modo lì. E dai, su, datemi una controllata, siamo in fila. Questa è una filiera controllata, dai. A papà cosa volete? La Coca-Cola? E quanto... a quel prezzo, il pakistano sotto casa me ne dà 4 cassette, lasciate stare, no. Che poi è buona uguale quella del pakistano, la Pachicola. Sì. C'ha meno bolle, un po' più rossa, Leggermente alcolica. Secondo me è lambrusco, però quando se la bevono stanno più tranquilli, sì. Sì, signore, dica. No, signora, mi dispiace, non posso farla passare perché ho i miei figli che stanno facendo capricci, allora... Ah, anche lei ha due figli. Ah, però, data la sua età, signora, ai suoi figli i capricci glieli fa il colesterolo. Io glielo dico senza offesa, mi spiace, mi scusi. Sì, a papà? Le caramelle? E quanto costano ste caramelle? Ragazzi, io con quei soldi lì dal pakistano sotto casa divento azionista. Se non la smettete, la prossima volta il film ce lo vediamo direttamente dal pakistano. Ah, sì, c'è anche film il mio pakistano sotto casa, sì. C'è i film di Pakistani Olio, Cindy chi parla, e poi il classico film pakistano, proprio Il nome della rosa, 5 euro. Sì. Poi c'è anche il seguito, dai amico dammi un euro, sì. Ragazzi, ma va bene tutto, va bene che siamo in fila per il biglietto, ma è mezz'ora che vi obliterate la lingua, e su, se non la smettete fra 9 mesi avete i miei stessi problemi, Sì, a papà, il film d'animazione, in 3D, così sembra che i personaggi escano dallo schermo, io vorrei uscire dal cinema invece in questo momento. Sì, signora, dica. No, che balli di gruppo, che ha capito? Signora, animazione nel senso di cartoni animati, sì. Signora, non la faccio passare davanti. Ho capito che è anziana, ma non è che siamo sull'autobus qui, signora, su. E poi, ragioniamo. Siamo in fila, Io sono arrivato prima, mi metto davanti, lei è arrivata dopo, si mette dietro, Il ragionamento fila, ha capito perché si dice... E poi, signora, c'ho già i miei figli che vogliono popcorn, caramelle, Coca-Cola, ecco quello che costano. No, sì, ci mancherebbe che lei mi compra... Non deve offrirmi niente, non è questione di soldi, signora. Non insista, sennò sembra che non la vuole fare la cosa. Vabbè, signora, grazie, molto gentile, per me l'M&M's è una birra, se possibile, Grazie. Bambini, ringraziate la signora davanti a me. Prego, signora, ci mancherebbe altro, si figuri. Non c'è più rispetto per gli anziani oggigiorno, per voi che avete fatto la guerra. Ah, lei non ha fatto la guerra, signora? Vabbè, qualche battaglia da giovane l'avrà fatta, signora. Signora, mi fa una curiosità, ma lei è venuta da sola al cinema? Ah, 4 nipotini! Che carini, complimenti. E presumo che anche voi vedrete lo stesso film d'animazione che vedremo io con i miei figli. Beh. Lo stesso film per cui sono rimasti 6 posti in sala, voi siete 5, noi siamo 3, 5 e 3, 8, i posti sono 6. Bambini, sputate le caramelle! Signore, è cambiata la gradatoria! Signore, io torno davanti e lei va da dietro. Coppia, voi né davanti né dietro, staccatevi un attimo, e su. No, signora, stia calma. Signora, lei non ha fatto la guerra e si sta sfogando con me adesso? Non ho capito. Facciamo così, allora, sacrifichiamoci per la patria io e lei, va bene? Aspettiamo fuori i bambini che vanno a vedersi il film, va bene? Ah, lei vuole vedere il film? Non glielo fa vedere a sua nipote? Ma lei è senza cuore, signora. Ah, fate il trapianto e si vede che non è attecchito, signora. Ma poi mi scusi, io che cosa devo fare? Devo aspettare fuori con la sua nipotina? Che cosa sono, un babysitter? Ah, non è piccolina. C'ha 20 anni. Ah, e dov'è quella col caschetto biondo? Buona visione, allora, signora. A papà!
Papà, ho detto che vi vedete il film con la signora, ci vediamo dopo, va bene. Signorina, se noi intanto vogliamo andare a cena, magari conosco un ristorantino pakistano, niente male, fanno una Coca-Cola, prego. Papà! Ehi, che c'è? Stavi dormendo. No, ho appoggiato un attimo gli occhi. Ah, signorina, com'è la Coca-Cola?